Sì, vinta con merito contro l'avversario diretto, un avversario che ha gli stessi nostri punti fino a questa sera, insomma, fino allo scontro diretto che poi ci ha portato avanti di 3 punti per la classifica. Ci permette di ripartire. La squadra ha dimostrato carattere, ha dimostrato voglia. Volevamo ripartire subito, ripartire bene, ripartire con la qualità. Abbiamo insomma recuperato poi qualche calciatore rispetto alle ultime uscite. La squadra ha fatto un'ottima prestazione, insomma, la partita al primo tempo bloccata, ma poi quando ci sono squadre così forti, poi ci sta che rimanga bloccata, ci si aspetti poi l'episodio, la giocata che possa risolvere, anche se poi avevamo fatto un pochino di più come pericolosità, non tanto come possesso, ma come quantità di gioco, ma come qualità. Si era già visto che potevamo dar fastidio loro durante la ripresa, cosa che poi abbiamo fatto, siamo andati in vantaggio e abbiamo, credo, legittimato poi con il raddoppio una vittoria poi che ci vede protagonisti nell'arco dei 50 minuti. Beh sì, sono tutti tanti calciatori decisivi. Manuel è quel calciatore che poi ci permette di sbagliare qualcosa, ci permette poi di non andare sotto al primo errore, perché poi spesso, cioè spesso Manuel è un campione. È provvidenziale, dà sicurezza alla squadra. Diciamo, mettiamola così, permette ai nostri difensori di concedersi qualche piccola leggerezza. Spero che poi cercheremo di non farlo più durante il campionato, perché poi non sempre Santo Para ci pensa a togliere le castagne dal fuoco. No, il nostro obiettivo è continuare a fare un campionato di vertice. Vogliamo cercare, ragioniamo poi per obiettivi ragionevoli al momento. Al momento questo campionato sta dicendo che c'è una squadra che poi si è staccata meritatamente. Cerchiamo di andargli dietro, facciamo così, facciamo che da qui alla fine del campionato la Golbet vuole andare dietro a chi se la sta facendo per ora da padrona in questo campionato, poi arriveremo a giocarci i playoff e lì poi questa formula ci rimette in gioco, giusta o sbagliata che sia, poi insomma ognuno fa delle considerazioni, però diciamo vogliamo continuare a lottare, vogliamo provare a vincere questo campionato, questo senza ombra di dubbio. Chiudo poi con, mi permetto insomma di utilizzare poi il mezzo per fare una dedica particolare. Volevamo dedicarla, questa vittoria la dedichiamo alla piccola Giorgia e la dedichiamo insomma al papà Stefano Carboni, che siamo qui e gli diamo il benvenuto nella famiglia Golbet e gli dedichiamo questo risultato.